Allora, arrivo al fondo di tantissime riflessioni vostre, quindi tantissime suggestioni. Quella dell'impegno messo, cioè del rapporto che sottolineavate tra vita vera e opera, mi ha fatto molto pensare in realtà Luca Rastello, perché effettivamente lui ha sempre scritto su cose che in qualche modo aveva vissuto, no? L'accoglienza dei profughi dell'ex Jugoslavia è diventato il libro La guerra in casa, in cui però l'accento era più posto su noi, sulla nostra incapacità di vedere le esigenze dell'altro, piuttosto che su un buonismo, no? Su un atteggiamento buonista nei confronti dei profughi. Le sue esperienze di ragazzo, perché poi aveva 16 anni ed è 77, sono diventati il libro, il romanzo più avanti in su. Con un amico ha parlato del TAV e è andato a vedere se c'era veramente bisogno di questa linea. Ha scritto un libro contro il TAV che si intitola Binario Morto. Infine, la sua esperienza all'interno del terzo settore, cioè di una. Del gruppo Abele, diciamolo chiaramente, è diventato un romanzo intitolato I Buoni, per cui Luca è stato veramente al centro, era già malato, quindi ha sofferto molto, e qui viene la riflessione su quello che diceva Walter, il riconoscimento, cioè lui non si aspettava sicuramente i tappetini rossi per aver parlato, fra virgolette, male, in modo critico, sul buonismo, sull'essere buoni lavorando nel sociale, ma alla fine è stato messo al centro di una vera quasi crocifissione, persecuzione, perché noi abbiamo bisogno di icone, abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di figure come Ciotti. Quindi mettere in discussione il rapporto fra assistente e assistito, poi Luca non voleva in qualche modo stigmatizzare tutto di quell'esperienza, ma almeno raccontarne una parte, lo ha fatto soffrire tantissimo, e Walter lo sa perché aveva presentato il suo libro al Salone del Libro, aveva visto gli atteggiamenti che avevano contro Luca. Per cui, L'unico tentativo che ho fatto di recensirlo su Repubblica mi è stato censurato, mi hanno pagato lo stesso il pezzo, ma non l'hanno mai non l'hanno mai pubblicato. pubblicato, eccetera. L'ultima, Luca è stato malato 10 anni, è morto nel 2015 a 50, neanche 54 anni, e però anche su questa esperienza, appunto riferita alla sua lunga malattia, che aveva in parte rifiutato e contro cui aveva combattuto in modo eroico, scrivendo, viaggiando, continuando a lavorare. Dopo la sua morte, sono stati trovati sul computer, con riferimento a questa esperienza, dei materiali che non erano assolutamente compiuti. C'era un tentativo disperato, direi, di ragionare su quello che gli stava capitando, cioè sulla morte imminente che lui vedeva proprio arrivare. E quindi in questi materiali c'era un po' di tutto. C'era il confronto con i filosofi, con la tragedia di Euripide e Sofocle, c'erano dei personaggi che lui aveva tirato fuori parlando della sua esperienza ospedaliera, c'era anche un blog divertente del malato riottoso che conversava con chi voleva propinargli metodi naturali, aloe vera e altre cose che lui rifiutava. Quindi c'era un po' di tutto, Luca sapeva anche essere molto divertente. E io ho pensato mo molto a lungo alla possibilità o impossibilità di pubblicare queste cose, lasciarle nel cassetto, cioè nel computer, che peraltro stava anche morendo perché è un vecchio Mac che ogni tanto rischia di morire, o di pubblicarle così come erano. E ho scelto alla fine, grazie a Chiare Lettere, che mi ha sempre seguito Luca fino alla fine nei suoi progetti e quindi anche nei progetti postumi, di pubblicare questi materiali apponendo dei semplici titoletti. Luca parla anche della scuola, parla dei ragazzi, parla dei medici, parla dei clown in ospedale in modo ovviamente negativo, perché lui detestava, mentre cercava di dormire, di avere un clown che gli dava il palloncino, e quindi cercava di. È un passo molto bello, perché in realtà arriva il clown, lui si era messo d'accordo con il vicino di letto di mandarlo via malamente, poi il vicino di letto invece non ce la fa, prende il palloncino, Luca si arrabbia, l'altro gli dice: ma sai, mi faceva pena questo povero malato oncologico, deve occuparsi anche di qualche rito, di qualche spettacolo pure lui, perché anche
anche la morte, anche la malattia fanno spettacolo. Quindi io sono stata particolarmente contenta quando, avendo affidato questo libro a Isadora e a Luca, dicendo semplicemente leggetelo, loro sono riuscite a tirare fuori, come da questo insieme, da questa matassa, direi, dei fili con cui hanno fatto un vero e proprio tessuto, perché questa lettura era difficile, insomma, era un lavoro molto difficile, tirare fuori qualcosa di compiuto da un materiale che è totalmente farraginoso e incompiuto. Quindi sono stata molto contenta che questo sia stato fatto e che possa andare in giro ancora la sua voce nel mondo, anche perché questa voce è una voce molto teatrale, cioè questo materiale non compiuto, appunto lasciato lì, fa sì che Luca scrivesse come parlando, no? Al proprio lettore, ma non aveva ancora dato una forma a tutto questo, quindi fa veramente effetto leggere questo libro perché sembra di sentire la voce di Luca, voce che voi gli avete restituito. Naturalmente all'interno di questo romanzo lui ragiona tantissimo, infatti il libro di Walter mi sarebbe molto piaciuto, ma non l'ha potuto vedere, ragiona moltissimo sulla dicotomia, sulla presenza del bene e del male, no? Si trovano in questi frammenti, come vi ho detto, delle riflessioni sull'Antigone, su Creonte, e Luca a un certo punto scrive: Iris, che è uno dei personaggi, la sorella che poi decide di dare la morte, si parla anche molto di morte assistita, di eutanasia, e Luca scrive Iris si batte da sola, disordinatamente, contro un creonte collettivo impersonale incarnato nel connubio fra mercato e comunicazione. C'è bisogno di un grande male perché si è messo a disposizione del mercato delle buone coscienze. Il male piccolo ormai si vende poco, non garantisce rendita. Vedete che questi temi sono consonanti con quello che stiamo dicendo, no? E questo tema del male è molto presente, su questo tema Luca non ha mai smesso di interrogarlo, di interrogarsi, andandolo a cercare anche in personaggi che in qualche modo forse altri non avrebbero avuto voglia di frequentare, come il narcotrafficante su cui poi ha scritto il libro Io sono al mercato, proprio per raccontare che in fondo questo narcotrafficante incarnava semplicemente una forma estrema di capitalismo in cui si fa bene in modo perfetto il proprio lavoro e in cui si propone una merce molto ambita secondo la legge della domanda e dell'offerta. Quindi questa cosa mi ha sempre molto colpito, cioè ecco, lui non avrebbe amato la parola impegno, però poi tutto sommato è stata una persona fortemente impegnata tutta la vita. E quindi è su questi temi, su questo male, su questo bene, su quel che, di cui stiamo parlando, ha cercato di dire delle cose attraverso tutta la sua opera fino alla fine, insomma. Ultimamente, oltre a Dopodomani non ci sarà, sono stati pubblicati anche ripubblicati i suoi articoli e i saggi giornalistici a cura di Giorgio, che forse vi vuole dire qualcosa. Luca rifiutava la dicotomia scrittore-giornalista, però è stato anche lungamente giornalista e quindi diciamo che le due forme di scrittura comunicano fortemente l'una con l'altra. Se Giorgio vuol dire qualcosa su questo. Sì, concludo il capitolo Luca Rastello. Se c'è una lezione, io ho lavorato a lungo con lui all'inizio, proprio al gruppo Bella, alla rivista Narcomafia, se c'è una lezione che lui dava, era più giovane o gli obiettori di coscienza che entravano nella rivista, era quella di tutte le volte che si scriveva avere un punto di vista, l'importanza di essere cosciente di quello che tu eri, delle tue convinzioni, del tuo bagaglio morale e politico da cui tu partivi per affrontare un tema, un personaggio, un racconto, una narrazione, e questo è comune a molti. Ma il secondo aspetto, anzi l'aspetto più importante del suo insegnamento, stava nel fatto che questo non doveva essere una gabbia, infatti dice dal punto di vista, nel senso che il punto di vista prendeva dal momento in poi in cui iniziava la scrittura, doveva essere messo in crisi. Invece spesso è quello che si diceva prima, è facile, comodo per chi è giornalista, per chi si occupa di scrittura, ragionare secondo le caselle che uno si è già prefigurato, quindi inserire la realtà, i buoni di qua, i cattivi di là.
Il libro che raccoglie i suoi scritti l'avevo intitolato uno sguardo tagliente, un altro titolo poteva essere Linea di massimo attrito, nel senso che a volte leggere Luca è urticante, nel senso che porta in territori che tu non avresti voluto esplorare, ma il valore etico allora del suo lavoro è proprio prima che c'è su se stesso, perché quei territori erano urticanti anche per se stesso, cioè arrivare a mettere in discussione i suoi punti di vista iniziali. Credo che sia importante, se non necessario, forse rileggere proprio in questi giorni il suo libro sulla guerra, L'avere in casa, che era stato citato prima, proprio perché parte da quegli stessi presupposti che sono i nostri, di una persona che ovviamente non voleva la guerra, che viene da un impegno pacifista, che in quegli anni stava lavorando nel terzo settore, che quindi decide di impegnarsi in prima persona nell'accoglienza dei profughi di guerra, cosa che forse sfiorerà o toccherà, o poi esisteremo da qui nei prossimi mesi, tutti noi, se qualcuno vive nella realtà o del sociale o appunto dell'impegno, sa che ci stiamo già preparando a dire che faremo con gli ucraini che arriveranno. E lui quindi si mette, prima di tutto perché è stato organizzato a Torino un comitato accoglienza di cui faceva parte, che ha tirato fuori parecchie centinaia di persone dalla guerra in Bosnia. E poi si è interrogato sul suo lavoro. Allora, questo libro secondo me diventa importante perché partendo da un punto di vista di chi fa le cose, di chi è impegnato nel lavoro di accoglienza ma anche di pacifista contro quella che era la guerra in Bosnia, si ritrova a fare delle domande che secondo me sono le stesse che ci troveremo a fare da qui ai prossimi mesi, noi tutti. Quindi indaga, e questo libro va a indagare poi sulla grande ambiguità degli aiuti umanitari, indaga facendosi anche dei nemici sull'assurdità di certe posizioni autoreferenziali, non so se qualcuno di voi si ricorderà, è passato tanto tempo sulla morte di Moreno Locatelli sul ponte di Sarajevo in una manifestazione molto velleitaria per bloccare per un giorno i combattimenti dell'assedio di Sarajevo. Questo Moreno Locatelli però viene ucciso da un cecchino che in realtà poi si scoprirà bosniaco, ma mandato, come dire, per un'azione molto narcisistica per l'Italia di un gruppo con cui lui poi diciamo molto a cui discutere. Allora, questo volevo prima di tutto dire, questa capacità di avere, e la necessità e l'obbligo quasi imprescindibile che noi abbiamo di avere un punto di vista, questo indipendentemente dal fatto che si scrivono o si facciano cose artistiche, e dalla l'obbligo e la necessità altrettanto forte di metterlo in crisi tutte le volte che si affronta una situazione, un tema. Ho ritrovato quello stesso sguardo, e ve lo consiglio proprio perché per me è stata un po' la scoperta casuale, su una qualche piattaforma, un film che secondo me fa capire bene tutto. Dice molto su questo atteggiamento, che è un film di Ostlund, quello che aveva fatto The Square, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è uno dei film precedenti, mi sembra che la piattaforma sia Mubi, si intitola Player e racconta la storia di un gruppetto di ragazzetti in Svezia che bullizza un gruppetto, altri 4 ragazzini, e quasi li sequestra per tutta una giornata. Questi ragazzini sono insieme, lasciati i genitori al centro commerciale. E questi ragazzini, ovviamente, che vengono dalle periferie, neri, iniziano, tra l'altro con una violenza, quindi play anche proprio come messi in scena, gioco ma anche messi in scena, con una violenza non fisica, molto verbale, facendo sentire il proprio potere su di loro, a alla fine rubare tutto quello che loro avevano. E ovviamente il primo atteggiamento è da un lato solidarizzare con questi bambini, che poi i bravi bambini potrebbero assolutamente essere stati almeno mio figlio e i nostri figli. E lasciando totalmente sullo sfondo quello che noi però sappiamo, di perché questi ragazzini neri vengono, sono ridotti, arrivano in questo clima di violenza, però mettendoci di fronte al fatto che noi in quel momento nel film ci danno fastidio, siamo dalla parte di quei biondini bravi, e il resto diventa tutto un aspetto ricostruttivo nostro che dobbiamo fare il lavoro di questo senso di spaesamento, di spiazzamento, secondo me questo film dà anche proprio dalle inquadrature che sono lontane dal formalismo tipo alla Dardenne, che della telecamera addosso, sono tutte inquadrature quasi rubate, sembrano da lontane. Ecco, secondo me
proprio rappresenta bene, spiega bene sia l'aspetto di Luca, ma un po' quello che mi sembra un atteggiamento che può esserci suggerito rispetto alla dicotomia impegno e realtà morale e situazioni che andiamo a incontrare e che mi sembra che ci stiano per travolgere da qui a non molto. Riprendendo una cosa che diceva Monica, vero sì? Che a un certo punto diceva l'ultimo libro di Luca è un libro che sembra particolarmente adatto ad essere trasferito in un altro medium perché non è finito e quindi lui scriveva come capitava, con il linguaggio di tutti i giorni, eccetera. C'è una cosa che sta effettivamente capitando, secondo me, in questo periodo, e che è l'idea che una cosa quantomeno ha raggiunto il livello della forma, tanto più appaia autentica. È lo stesso motivo per cui si dice che Petrolio è il capolavoro di Pasolini, no? Perché ne ha fatto una prima stesura e lui stesso non sapeva come il diavolo sarebbe andato a finire ed è rimasto questa specie di non finito, no? È lo stesso motivo per cui diciamo che l'opera scultoria più importante di Michelangelo, la Pietà Rondanini, dove in realtà l'unico pezzo scolpito fino in fondo è un braccio che non si sa a chi appartiene. No? Allora mi riponevo il problema della forma, cioè se adesso l'idea è che si è tanto più autentici quanto più si sta lontani dalla forma, allora invece sforzarsi di lavorare con la forma, cioè di raggiungere una forma compiuta, rischia di diventare per chi lo fa una forma, diciamo così, di distacco da sé, di allontanamento paradossale da sé, quasi direi di suicidio. E questa forse è la cosa che non avevo capito prima quando la diceva lei, cioè perché Brecht, andando a vedere Stanislavski, può dire facciamo lo stesso lavoro, perché in realtà quel tipo di forma lì che può portare appunto allo spossessamento da se stessi, forse è veramente, come dire, la cosa tragica del compiere opere, cioè dello scrivere, del recitare, eccetera. Cioè in fondo penso che questa cosa dell'andare verso l'assenza di forma è una specie di scappatoia che il nostro presente ci presenta davanti. Volevo leggervi infatti un pezzettino, no? Che di Vaktangov. L'attore non deve sapere che cosa gli succederà entrando in scena. Deve entrare in scena come noi nella vita andiamo a un incontro, a un colloquio. Lavorando a una scena occorre partire dal nucleo essenziale. Se non lo fate, otterrete o teatro o vita. E non deve essere né l'uno né l'altra, deve esserci arte scenica. Essa si determina quando l'attore prende per verità ciò che egli stesso ha creato con la sua fantasia. Sottolineo arte scenica perché l'arte scenica è fatta di tecnica, di partiture, di studio, che ti deve mettere in una condizione di libertà quando poi tu le attraversi, no? Quindi sono totalmente d'accordo sul discorso. Però pensa come deve essere più complicato per qualcuno che deve fare questo stesso lavoro avendo a disposizione solo le parole e non il corpo. Ognuno ha le sue difficoltà. La sua voce. Io non so se qualcuno voleva partecipare a questo dialogo e ha qualcosa da chiedere. Posso dire una cosa? Sì. Sono Elena. Ciao Elena, ti ho visto. Mi sentite? Volevo solo dire che Bertolt Brecht, quando facevano le prime prove di Madre Courage, ho letto il diario di Helene Weigel, so che metteva la foto del fratello morto di Helene Weigel dietro le quinte, perché in realtà voleva che lei si commuovesse, quindi diciamo che c'era una grande complessità in tutta la questione dello straniamento, e Helene Weigel era estremamente coinvolta e non sconvolta in scena, quindi diciamo c'era la parte dello straniamento che funzionava benissimo, ma poi c'era la parte in cui Helene Weigel era sì. Ecco.
dove era estremamente emozionante e commovente. Io ho una sensazione così, proprio come spettatore che non sa quasi niente di teatro, però un'emozione di questo tipo l'ho provata vedendo Izzi Bizzi. Sì. Perché a un certo punto, dove tratto c'è un pezzo di Manuel Coraggio, dove ho avuto l'impressione che effettivamente io non capivo in quel momento se la persona che era in scena stava raccontando di sé o stava mettendo in scena una forma. Lì effettivamente era uno dei punti di maggiore ambiguità. E mi chiedo se effettivamente l'ambiguità non sia il segreto anche poi per la scrittura. Cioè che in fondo un'opera che sia completamente chiusa nella forma è anche un'opera dove tu non sai chi ha torto e chi ha ragione dei personaggi, non sai nemmeno se l'autore che l'ha scritta è, come dire, autentico o inautentico. Rimane chiusa in una specie di ambiguità che è proprio traslucida e che crea la forma, che fa in modo che la forma sia qualcosa di autonomo. È una cosa che adesso spaventa moltissimo, perché per l'appunto la cosa che fa più paura è l'ambiguità. Si chiede continuamente se stai di qua o di là. L'ambiguità, e mi permetto anche di aggiungere che secondo me anche il mistero è molto importante in un'opera. Il non raccontare tutto, il non esplicitare tutto, perché credo che chi guarda l'opera abbia il diritto di farsi anche il suo viaggio e di completarlo, credo. Quello però è più facile. Sì, perché basta tacere qualcosa. Ma non sempre è così facile, tacere qualcosa. Comunque, io, vista l'ora tarda, so che gente deve raggiungere altre città, devo dire che qui sono state gettate altre domande su cui credo che potremmo tornarci anche successivamente. Io dal mio punto di vista devo ringraziare veramente tutti, ma veramente tutti, partendo dai miei colleghi che sono qui di fianco a me, che hanno accettato di fare questo breve percorso di febbraio, su cui poi ci siamo sentiti anche telefonicamente e non solo nel momento in cui sono venuti qui con lo spettacolo. E credo che a proposito di successo, pone altre domande su cui potremo ragionare anche dopo. Per me questo è stato un grande riconoscimento, non so se è un successo, ma un grande riconoscimento, perché dal 12 di febbraio avere la sala piena per 4 incontri consecutivi in questa situazione per me è stato un grande riconoscimento, per me e tutto lo staff che ha lavorato insieme per questi momenti di incontro. Per questo ringrazio poi le persone che sono disponibili a raccontare.